Terzo scontro delicato in due giorni per i Nuova Firenze per la lotta a salvezza. Questa volta Secchiano ospite il Bagnacavallo, sconfitto all'andata per una rete a zero grazie a gol di Muratori, oggi non più appartenente ai colori giallo-blu. Gli ospiti, dopo la sosta e l'esploit in esterna sul campo del Torconca, hanno perso malamente a San Piero in Bagno. I Nuova Firenze invece, dopo aver vinto col Fosso Gaia, si è arreso al 94esimo domenica scorsa in quella di Bellaria, in una gara molto contestata. Proprio i giallo-blu, supportati da un numeroso pubblico, si presentano dalle parti di Marendon, con Mezgur che appoggia per Luzzi. L'attaccante a sua volta aspetta l'avanzamento di Sartini, che di prima intenzione da buona posizione spedisce alto. I padroni di casa protestano quando Rinaldi innesca Mezgur, che a giudizio loro viene strattonato in area di rigore. Le immagini in questo caso non aiutano a capire se ci sia stato il contatto o meno, ma la pressione prosegue con un altro colpo di testa di Luzzi terminato alto. Finalmente dall'altra parte si vede anche il Bagnacavallo, ma la progressione di Endaye si spegne tra i guantoni di Romani. Le continue prove portano a gol in Nuova Firenze. Luzzi, lanciata a rete, finisce per sbattere contro il muro di Marendon, ma sulla ribattuta da Cineteca l'acrobazia di Mezgur. Gol favoloso che io per lui dedico alla sua Dada, colei che dopo il sì l'ha rigenerato fortemente. Battuta a parte, il suo è un gran gol. Squadre che vanno a riposo sull'1-0. Nella ripresa Nuova Firenze prova a pungere da calcio piazzato con Luzzi che chiama la presa a Marendon. In una partita quasi perfetto e bravo, in questo caso nell'allungo c'è Carroni ad evitare guai peggiori alla propria difesa, ma il gol è nell'aria. Seconda disattenzione del match viene pagata duramente quando Endaye riesce a girarsi con il pallone che termina in fondo alla rete. 1-1 ristabilita la parità in campo, neppure il tempo di festeggiare che Nuova Firenze risponde nell'immediato. Il gol di Mezgur riporta avanti i gialloblu che ora credono nell'impresa e la domenica di gloria viene messa in cantiere dalla prudenza di Piva al suo secondo sigillo in stagione, con una staffilata dalla distanza che si infila nel set alla sinistra dell'estremo ospite. 3-1. Il finale registra due chance ospiti. Tiro dalla distanza di Domi si spegne al lato, mentre Endaye, il migliore dei suoi, manda al tiro Ricci. Romani c'è e con questa azione si conclude una partita piacevole con il Nuova Firenze che gioca bene e vede legittimata la propria vittoria.